0 ci siamo. Ciao, mangiate, come terzo equipaggio classificato di gruppo e di classe ci sono il sindaco Rostagno, l'assessore dello sport Leone. Sindaco, io ne approfitto della sua vicinanza. Ancora una volta abbiamo dimostrato che qui a Rivalono le cose le sappiamo fare. Lo sport e l'auto è una grossa tradizione. Livio Bausano e Gino Bellancio lo hanno insegnato negli anni. Voi avete la capacità di ospitarci ogni anno, la tradizione continua. E devo dire grazie a voi che avete riportato questo evento di Rivalono. E devo dire, penso che quest'anno il tuo impegno è stato sicuramente maggiore di quello degli anni passati, in seguito alle normative che ci impongono, lo sappiamo tutti, un'attenzione particolare quando si organizzano questi eventi. Quindi un merito vostro, grazie alla vostra capacità e professionalità. E grazie naturalmente a Livio Bausano e Gino Bellan che ci hanno dimostrato che il loro esempio oggi come negli anni passati ha avuto un seguito, continua ad avere un seguito importante. Loro hanno fatto capire quanto è bello questo sport, l'hanno fatto capire i rivaroleggi, l'hanno fatto capire i canavesani, e oggi che loro da lassù ci stanno guardando, i canavesani e i rivaroleggi continuano ad apprezzare questo bellissimo sport. Grazie a tutti coloro che hanno seguito questo rally oggi, nonostante le condizioni meteorologiche non favorevoli, e grazie a tutti i piloti che hanno dimostrato capacità e professionalità in gara. Grazie a tutti. La loro vettura è una Ford Focus World Rally Car della Meteco Corse. Complimenti! Michele e Aienza sono secondi assoluti, secondi di gruppo e secondi di classe qui al Rallone del Canavese. Andrea! Le foto e poi sistemiamo la vettura. Alessandro Gino, Marco Romero, vincitori della 13ª edizione della Ronda del Canavese. A bordo della Ford Fiesta World Rally Car curata dalla Tamauto, i signori Bausano a premiare i vincitori assoluti di questa edizione della Ronda del Canavese. Ancora una grazie a famiglia Bausano per la vicinanza, la collaborazione, la passione che mettono insieme a noi all'organizzazione di questa gara, nel ricordo di un grande personaggio come Livio Bausano. Ancora complimenti! Ripetiamo quindi il podio assoluto composto da Alessandro Pettinucci e Roberto Resca al terzo posto, secondo posto per Andrea Michele e Arcia Ienza, primi assoluti e vincitori quindi nuovamente della Rally Ronda del Canavese, Alessandro Gino, Marco Romero, Ford Fiesta, URC. Intanto c'è una cosa importante, perché quest'anno ti porti a casa, oltre a una bella gara, un bel risultato in assoluta, anche un memorial molto particolare dedicato a Gino Bellan. Sono loro i vincitori del memorial dedicato a Gino. Paola Ziano viene a consegnare il memorial. Allora Gian, soddisfatto? Sì, molto, ci siamo divertiti proprio.